Non c'è carnevale che tenga senza i dolci del caffè del pasticcere e le creazioni a lui dedicate da uno dei maestri della pasticceria fanese e nazionale, Stefano Ceresani. In quello che ormai è divenuto un appuntamento irrinunciabile nelle settimane del carnevale, alla presenza di amici e istituzioni locali, il vulcanico pasticcere ha illustrato il suo omaggio a questa edizione del 2016. Perché qui il carnevale è una cosa seria, tuona subito Ceresani, e quindi impone ricerca e innovazione. E allora spazio alle ricette di antichi liquori al cioccolato, con la certosina opera di ricerca negli archivi del suffragio e nota attuale le castagnole vegane. Poi la puntata storica la fa il professor Berardi, che rispolvera, al pari dell'antica pozione, un detto popolare del 22, per il quale i rivali pesaresi utilizzassero il carnevale di Fano come scusa per saggiare il fondoschiena delle donzelle fanesi. E sul campanilismo Ceresani va giù forte e invia all'attuale sindaco pesarese un messaggio molto chiaro: l'arco d'Augusto non ce lo puoi portare via, è nostro. Hai caricato di simbologia il monumento fanese per eccellenza. Perché c'è un Pinocchio e una macchina? Spiegaci questa cosa. Dunque, la macchina ovviamente era soltanto decorativo per dire che lì c'era un passaggio comunque, no? C'è sempre un passaggio, no? E mi sono ricordato dell'amico Matteo Ricci, che è un grosso cliente del caffè del pasticcere, e ormai è diventato un amico, che quando va a Roma passa qui e fa colazione al mattino con i suoi collaboratori, e molte volte al mattino lo vedo, spessissimo lo vedo. Siccome stanno ristrutturando a Pesaro la piazza della palla di pomodoro, no? Giusto? Voglio dire, mandare un messaggio a Matteo: non ci rubate, non ci prendete, non ci portate via anche l'arco d'Augusto, questo è de fan, al mamma lì, capite? Contorniato dalle belle miss, il maestro Ceresani illustra la tavola imbandita per l'occasione, dove oltre a campeggiare la torta dedicata al carnevale, a base di fondente al cioccolato, c'è un tripudio di fanesitudine e simbologia. Cornucopia della fortuna con castagnole, il suddetto arco d'Augusto, un ombrello rovesciato pieno di dolci, antesignano del più moderno prendigetto, il porto e il mare, con una barca a vela in purissimo cioccolato e una pignatta di brodetto alla fanese, dove, anziché i pesci, sguazzano i baci da Fano. Tutto commestibile, tutto frutto della maestria e della fantasia di Stefano Ceresani, uno degli indiscussi protagonisti dell'arte pasticcera fanese. Un applauso!